Ci siamo online. Ok. Ciao Bene, ciao a tutti. Diciamo... a tutti. Volevo far partire il party, ma vabbè, andrà in differita, non ci sono riuscita. se vuole intervenire, sì. Allora, buongiorno a tutti. Un attimo solo, tanto parte l'ultimo messaggino. Allora, vieni tu. Allora, buongiorno a tutti. Oggi intanto vi chiederei una cortesia se ci comunicate con i commenti che è tutto qui, nel senso che l'audio è corretto, si vede correttamente tutto, eccetera. Vi chiederei questa cosa perché così abbiamo un feedback di questo punto di vista e ci rendiamo conto che la diretta sta funzionando come speriamo. Speriamo, insomma. Aspettiamo qualche feedback e nel frattempo chiederei a Giussi di fare una prova di audio, così ci aiuta. Vai. Ok, buongiorno a tutti, sono Giusy Ascione, sono architetto e oggi facciamo questa mini discussione, ci intervistiamo io e Gian Vincenzo su questi temi. Grazie. Benissimo, aspettiamo commenti. È arrivato qualche primo commento. Buongiorno, audio e video. Ok, Federica. Allora, buongiorno a tutti. Allora, Buongiorno Federica. intanto, vabbè, credo che mi conosciate. Io sono, insomma, la maggior parte delle persone sono collegate tramite la pagina e il profilo, che sono in questo momento in streaming in contemporanea. Gian Vincenzo Nicodemo, sono un pedagogista, mi occupo di, insomma, nella mia vita mi sono occupato piuttosto di disabilità e in questo momento lavoro presso un ente locale sulle problematiche connesse con l'accompagnamento delle persone con disabilità. Con Giusy Ascione, che adesso chiedo di presentarsi, avevamo, insomma, è da un po' che questa cosa la sto pensando perché trovo molto molto intrigante la possibilità di ragionare su un aspetto, e cioè come noi con le attività che svolgiamo, con i servizi educativi che svolgiamo, possiamo contribuire in qualche modo a pensare gli spazi. Allora, come noi come persone in un qualche modo interagiamo con gli spazi che abitiamo. Allora, vorrei intanto chiedere a Giussi di presentarsi e proviamo poi ad entrare nel merito dell'argomento. Sì, beh, sono Giusy Ascione, ripeto, e sono un architetto che si interessa di neuroarchitettura, che, oddio, è un termine che è stato coniato da poco, si potrebbe confondere anche con un altro che con lo stesso usato in altri ambiti. Comunque è un modo per fondere il termine della disciplina dell'architettura con quella delle neuroscienze. Ovviamente si parla di neuroscienze per includere varie discipline che sono le scienze cognitive, la psicologia, la neurofisiologia. Ovviamente non è che sono esperta in tutto ciò, ma significa neuroarchitettura che uno ha un approccio progettuale un po' diverso che mette appunto l'uomo al centro e tutta una serie di sue reazioni percettive, emotive, intellettuali, cognitive, quando interagisce con lo spazio. Non tutti gli spazi sono uguali e non sono solo belli o brutti, però ci sono spazi che ci aiutano a compiere meglio determinate azioni. E altri invece che ci invalidano, cioè ci rendono la vita un po' più difficile. E quindi la neuroarchitettura ha come scopo quello di creare degli ambienti che da questo punto di vista si possono definire empatici, cioè ci aiutano e aiutano tutti con tutte le loro diversità, perché tu mi hai detto appunto, mi dai lo spunto parlando delle disabilità. Diciamo che la normalità non esiste, siamo tutti diversi, siamo tutti parlando appunto del sistema nervoso, c'è molto parlare sulla neurodiversità, cioè come andare incontro a quelli con bisogni specifici. Bene, ognuno di noi ha un bisogno specifico perché siamo tutti diversi e chi in un certo modo e chi in diverso grado non,
dobbiamo tenere presente queste neurodiversità, anche diversi profili, anche non solo diversità, disabilità fisiche, ma anche quelle mentali. Ognuno apprende, ognuno interagisce a livello sociale, emotivo, in modi diversi. E lo spazio deve tenere conto di queste diversità, laddove è E quindi, possibile. il tema, per esempio, proviamo a fare un esempio. Ho avuto occasione di leggere questo articolo che poi ho postato anche sulla mia pagina sulla progettazione di questa scuola alla quale hai contribuito. Come consulente, sì. Fammi qualche esempio. Innanzitutto è una cosa sperimentale perché è stata una sfida, perché praticamente si tratta di sperimentare nuove soluzioni e di scontrarsi con una mentalità che ovviamente è rigida. E non solo scontrarsi con la committenza, che in questo caso è stata, diciamo, ottima perché ha creduto in questa aggiunta, in questo nuovo approccio e mi ha accettato nel team di progettazione, ma a volte le resistenze vengono dal campo della normativa, appunto del controllo dell'ASL, eccetera. Comunque è stata una bella occasione per cercare di sperimentare delle nuove formule spaziali e cercare di mettersi nelle panni dei bambini alle varie età. Ci sono dei problemi pedagogici che ovviamente devono essere risolti anche da persone come te, ovviamente. E diciamo che ho avuto modo di confrontarmi anche con queste diverse professioni e ho cercato di trovare delle soluzioni ambientali che aiutassero a ottenere degli obiettivi nel campo appunto pedagogico e dell'educazione. E quindi abbiamo cercato insieme al gruppo delle architette che non se le vogliamo nominare, meritano insomma di essere meritate perché hanno avuto il coraggio appunto di far entrare alla neuroarchitettura nella progettazione, che sono lo studio di Alighieri 50 di Bardolino in provincia di Verona, e che saluto, chissà se non ci stanno ascoltando. E volevo dire, c'è questa volontà di creare un ambiente diverso, un ambiente proattivo che sia d'aiuto. Quindi praticamente abbiamo cercato di in ogni angolo, abbiamo diciamo previsto il comportamento, come vivono la giornata i ragazzi, abbiamo cercato di dare un supporto nella direzione dello sviluppo della persona, ovviamente, e nel facilitarli nei processi di apprendimento. Ovviamente la materna ci ha impegnato di più, però ci ha divertito di più perché lì si gioca sullo stimolo, sull'esplorazione, sulla stimolazione e anche sul come dosare le emozioni. E l'architettura lo può fare con i giochi di luce, lo può fare con l'uso delle geometrie, lo può fare con l'uso dei colori, non il modo in cui tradizionalmente si sente parlare, no? Il rosso accende, il giallo calma, anche questo però in modo un po' più specifico, appunto nella modulazione delle luci colorate, dei riflessi. Mi fermo. Facciamo un passo indietro perché noi, insomma, non siamo pedagogisti ed educatori. Allora, come funziona? L'ente locale in alcuni casi decide di fare un concorso, di mettere a disposizione, di proporre a dei progettisti di lavorare ad un progetto. Quando sei fortunato, può fare le gare e possono essere delle gare su invito. In questo caso era una gara su invito e quindi c'è stata una selezione un po' più ridotta tra pochi. Ed è stato appunto vinto da questo gruppo di progettiste di Alighieri 50 e niente, un comune piccolino e da una parte questo fattore gioca a favore, per altri versi ci sono sempre più dei limiti di budget, no? Quando il paese è piccolo e quindi. Bene, allora quindi nella fattispecie adesso facevi riferimento a questa esperienza. Boh, vogliamo provare a vedere cosa avete fatto? Ah, va bene, proviamoci.
Vabbè, Allora. diciamo che se vogliamo incominciare da un'immagine dell'atrio e quella dove ovviamente intervenire globalmente su un edificio e curare nei dettagli ogni minimo spazio fa alzare molto i costi di costruzione, non quelli di progettazione. Quindi ci siamo concentrati su degli spazi che sono emblematici, insomma, molto significativi. Quindi l'atrio, l'ingresso, che ha una funzione rappresentativa e abbiamo cercato di investirlo di certi significati. Innanzitutto, appunto, è qui che c'è l'esplosione di luce dall'alto, che è un elemento molto importante, soprattutto in un edificio scolastico, perché sappiamo proprio le ultime scoperte in ambito, insomma, del ritmo della nostra interazione con la luce, che la luce dall'alto ha un effetto particolare diverso dalla luce che ci viene dalle aperture verticali, e perché ha un effetto sul nostro risveglio, sul nostro stato di allerta, insomma, di presenza. E quindi chi più dei ragazzi ha bisogno di questa pioggia di luce quando incominciano la giornata, questa carica di energia. E nello stesso tempo questo atrio con questo lucernario dall'alto è anche molto rappresentativo e diciamo, ci ho tenuto a dire, assume un aspetto autorevole e non autoritario. Ci tengo a fare questa distinzione perché i ragazzi, poi quello è l'ingresso, quello che vediamo è l'ingresso degli elementari, di quelli più grandetti. I più piccolini hanno un ingresso separato anche perché è unito a un'aula del nido, oltre che della materna, sappiamo che hanno varie necessità di parcheggiare carrozzine e altro. Quindi questo atrio dedicato ai più grandetti li deve portare ad avere una maggiore responsabilità, ecco, che loro sentono che il loro ingresso è diverso dal resto. Poi c'è anche la scuola, sappiamo, rientra in questo percorso, in questa intenzione di creare dell'intersettorialità tra le attività, no? Le scuole adesso diventano sempre di più anche un momento che arricchisce la vita sociale della comunità, quindi deve anche essere aperto ai grandi, anche agli anziani. E in questo atrio c'è un po' di tutto, non solo questa illuminazione, ma c'è anche, siccome è un momento centrale della vita scolastica, della giornata scolastica, abbiamo cercato in modo che questo atrio abbia un alto isovistas. Cos'è l'isovistas? È una tecnica che si usa molto nella progettazione urbana. Le piazze che hanno vari scorci visivi hanno un alto grado di isovistas, cioè tu ti siedi in un angolo della piazza e c'è il controllo, un senso di controllo su tutto. Ebbene, noi abbiamo fatto in modo che in questo atrio con la reception desk, se la possiamo chiamare così, dove c'è il bidello che accoglie, è fatto in modo che da un punto tu puoi controllare tutto, perché c'è la mensa con la porta vetrata, c'è l'accesso al giardino con questa seduta a nastro, c'è la sala polifunzionale e c'è l'imbuto poi del corridoio. Quindi, diciamo, il ragazzo può essere libero di spostarsi, ma è sicuro che c'è un occhio vigile che può controllare tutti i suoi movimenti. E noi sappiamo che è importante questo aspetto, senza sentirsi però fortemente oppresso. Mi viene Insomma. in mente che questo spazio forse si presta anche, non lo so, te lo chiedo, si presta anche come spazio polifunzionale per eventi, Sì, non so, appunto. questa Quindi scuola noi abbiamo sfondato il aveva un teatro, questa soffitto. scuola? Questa Ah, come? scuola aveva un teatro, per esempio? Ha una Questo è sala il teatro. polifunzionale che può essere adibita a teatro, non abbiamo molti metri quadrati, però dovrà, sì, c'è. Quindi questo È qui è una lo sala, la spazio sala vero, diciamo, grande. polifunzionale può funzionare anche come sala da concerto, eccetera, sì. Però diciamo lo Non spazio abitabile per quella comunità è piuttosto questo. Sì, non c'è un teatro, quindi per eventi potrebbe essere usata questa scuola. È un paesino piccolo, quindi non ci sono grandi esigenze. Ovviamente lo vedete nella foto, è quello spazio in fondo a destra, dietro la desk, e al momento è ancora anonimo, però appunto si presta a varie trasformazioni. Poi la flessibilità degli spazi è un altro punto fondamentale per costruire le scuole, perché
vari, cioè, ci sono varie attività che hanno diverse esigenze e quindi tu devi assicurare una certa flessibilità, sia nelle aule che in questi punti spazi polifunzionali. No, Ovviamente mi ci veniva saranno. in mente, quello che mi veniva in mente quando ti chiedevo dello spazio è che in un qualche modo la scuola diventa, soprattutto nelle comunità più piccole, un luogo attrattore di quella comunità. Allora, avere uno spazio a disposizione, uno spazio più ampio che consente anche di essere riutilizzato nei modi più diversi da parte E di quella questo ho detto, comunità, infatti c'è questo la. ti consente di rendere quello che deve essere la scuola uno spazio a servizio di quella cittadina, soprattutto se è una cittadina più piccola, ma pure un quartiere, insomma, non fa molta differenza da questo punto di vista. Cioè, Ma credo sì, che. infatti si crede molto, no, nella intersettorialità, cioè a volte si mettono in contatto le scuole con gli ospizi, no, con le case di cura, perché c'è una certa sinergia, ognuno fa bene all'altro, c'è questo scambio di energie tra le due opposte generazioni che fa bene sia agli anziani e infatti, diciamo, è una sfida creare ambienti che poi possano essere accettati da entrambi, perché se vogliamo per esempio pensare all'illuminazione, e alla persona anziana, noi ci abbiamo pensato e magari nella sera non ci sarà questo problema dell'abbaglio, perché poi quando tu progetti uno spazio per gli anziani, lì diciamo tutto quello che noi abbiamo considerato positivo per il bambino potrebbe essere controproducente per gli occhi di un anziano, quindi attenti all'abbagliamento, attenti a creare giochi di ombra e luce, perché magari se vedono dei diversi degli alternanze, delle alternanze di ombra e di sole, lo possono intendere per dei gradini, e il bambino all'opposto invece ha bisogno di questi stimoli, perciò è importante sapere, cioè la nell'architettura si pone appunto le problematiche dell'utenza, perché ogni utenza ha delle sue esigenze. E sì, questo atrio dovrebbe essere aperto a tutti e quello che si è cercato è di dargli appunto questo significato di grande aggregazione, di sorpresa e di grande stimolazione, tant'è vero che abbiamo dilatato questo volume che c'è un'altezza diciamo maggiorata rispetto a un ingresso abbastanza molto stretto e angusto, cioè si gioca anche sui ritmi Dopo delle esperienza. sensazioni quando noi stabiliamo la sequenza degli spazi, ecco, non solo lo spazio in sé, ma come si succedono l'uno all'altro. Bene, prima ancora di entrare, perché credo che adesso andiamo avanti, no? Fuori alla scuola ci sarà un giardino e mi veniva in mente che questi spazi sono di solito poco utilizzati nell'attività educativa e didattica da parte Sempre. delle scuole. Invece, proprio sulla primaria e Speriamo proprio non sulla più, perché al sull'infanzia. momento il cortile l'abbiamo considerato come il cuore del progetto, cioè ha condizionato parecchie scelte anche distributive delle aule. E il cortile a cui si accede da quella seduta a nastro, adesso tu hai zoomato verso la scrivania, però se sposti un po' l'immagine, esatto. Questo va curato nel dettaglio, a parte che noi abbiamo messo anche l'elemento naturale che non è solo la pioggia di luce, ma c'è una vasca con una forma più organica, lì una forma di goccia e c'è questa seduta che a seconda, sì, la seduta andavi bene prima, che va verso, sfonda praticamente la vetrata e va fuori in giardino, quindi questa seduta continua all'esterno. E il giardino è fondamentale perché il momento di ricreazione per i bambini è un momento anche quello molto educativo, lo sappiamo bene, no? Con le nuove teorie pedagogiche. E diventerà anche un teatro, un teatro che può essere fonte di distrazione oppure di fonte di stimolazione. Noi abbiamo quindi pensato che, essendo una grande, diventando appunto teatro per i più piccoli che non devono seguire delle lezioni frontali, non sono coinvolti nella lezione tradizionale, abbiamo quindi deciso che le aule dei più piccoli, del nido e delle materne,
affacciassero, abbiano consentito affacciassero su questo cortile. Questa faccia che invece è controproducente per quelli di terza e quarta dell'ultimo triennio, che magari sono più sottoposti alla famosa lezione frontale, che non dovrebbe prendere mai comunque il 100% del tempo, ma comunque quindi abbiamo spostato quelle aule dedicate ai più grandetti alla zona opposta, dove c'è sempre tanto verde, tanta natura. Questo è il fatto positivo di questa scuola, è immersa nel verde e quindi da questo punto di vista abbiamo trovato un terreno molto fertile, una situazione facile. Però dall'altra Quello che parte c'è un dicevo grande. è che si potrebbe immaginare, non so se in questa, ma al fatto che le aiuole possono essere luogo di attività didattica. E, mo, non so, diciamo, come una cosa del genere, uno spunto del genere può essere accolto da un tecnico, però diciamo, No, assolutamente viene certamente. accolto bene, però ho saputo di come io non ho avuto il rapporto diretto con la committenza, però molti si sono chiesti, no, ma perché fare questi giochi all'aperto? Ovviamente alcune maestre, no, forse non, spero che non abbiano il potere decisionale, che poi si sporcano tutti. E, insomma, detto questo, pure per la sezione della Si materna sporcano tutti, è fantastico. Allora sono rimasta perché io ho avuto la fortuna di crescere mio figlio all'estero dove appunto venivano immersi nelle sabbiere. In Italia le sabbiere dei parchi vengono poi eliminate, almeno dove vivo io adesso, in Trentino. Quindi c'è pure questa difficoltà delle diverse culture, insomma, di sviluppare. Nel frattempo ti interrompo perché sono arrivati un paio di commenti. Antonio Stornaiolo ci dice: mi piace molto questo atrio, in realtà ci sono tante scuole ed avere ingressi che scoraggiano. Ecco, e questo credo che sia un aspetto interessante, forse c'è qualcosa da dire. E poi c'è Pietro Fanton che scrive: salve, mi chiamo Pietro e sono uno studente di neuroscienze. Prima avete citato l'effetto della luce sulle persone, dato che mi piace studiare queste cose, potrebbe dirmi il nome dell'autore di questa ipotesi e gli articoli fatti sul tema? La ringrazio. Questo nel caso dopo, chiaramente, Vabbè, rispondo dopo, anche perché cioè, possiamo non c'è una aggiungere. risposta. No? Sì. Certo, possiamo Volevo aggiungere un po' di rispondere alla commenti, prima grazie Pietro. domanda. Possiamo aggiungere dei commenti, te l'ho proiettata, non so se la vedi. Possiamo aggiungere dei commenti insomma, al termine di questa diretta, un po' di link su questa cosa. In ogni caso, puoi dare un'occhiata se Sì, insomma. volevo rispondere al primo Sì, vai. commento. Era Antonio Accolto, Sornaiolo. io l'ho detto, accolto, cioè gli piace, mi fa piacere che accolto l'intenzione, era quella di creare un ambiente che desse entusiasmo ai ragazzi, li rendesse orgogliosi di quello che fanno, cioè che praticamente si sentissero identificati. L'identificazione nel luogo dove vai ogni giorno è una cosa importante, importante per i ragazzi, importante anche per le persone che vanno al lavoro. Cioè, ultimamente mi sto dedicando molto agli spazi lavorativi anche, e diciamo che i discorsi si equivalgono, cambia solo l'utente, però le attenzioni devono essere praticamente le stesse. E volevo che fosse un momento di orgoglio e di presa di coscienza insomma, se un ometto sarebbe come un pat pat sulla spalla, ecco, questo voleva essere l'atrio. Proprio come ho detto prima, che differenziarlo, perché poi questi ragazzi grandi saranno sicuramente coinvolti in incontri con i più piccoli, perché ovviamente si fanno adesso fortunatamente questi scambi, no? Nell'ambito della scuola, le classi si uniscono, i più grandi incontrano i più piccoli e quindi loro praticamente nella navigazione di questo edificio vedranno e avranno la consapevolezza che loro sono più importanti, sono trattati dai più grandi rispetto ai piccolini e anche questo dovrà essere percepito e ci siamo adoperati affinché venga percepito anche questo messaggio, ecco, non andiamo e facciamo il tour, però ci sono delle differenze di trattazione delle pareti, delle geometrie, dei più grandi rispetto ai più piccoli, per condizionare il loro apprendimento e la loro crescita, è vero, ma anche per un risvolto, diciamo, psicologico, no? Di dare un messaggio a loro, ai più Sì. grandi.
Antonio che aveva commentato prima adesso dice un momento di orgoglio e presa di coscienza è fantastico. Fra l'altro mi veniva in mente proprio in relazione alla risposta che mi ricevi rispetto al fatto degli insegnanti che non volevano far sporcare i bambini. Sì. Qui c'è un, come devo dire, c'è un aspetto che riguarda la formazione degli insegnanti che è rilevante da questo punto di vista, perché quello che tu fai oggi poi dovrà essere usato domani. E se gli insegnanti non ne hanno consapevolezza e non insomma, diciamo, non nemmeno non la condividono, insomma, c'è un aspetto di questo tipo che riguarda proprio le persone che quegli spazi pubblici poi li abiteranno. D'altro Assolutamente, canto. questo sì, spiega quanto tutto, come ho detto all'inizio, sia sperimentale, non solo se nella valutazione, cioè se riesce bene o non riesce bene l'involucro, ma proprio nella gestione, perché se dall'altra parte non c'è gente che innanzitutto ci crede e lo accetta e lavora in armonia con quelle che sono queste intenzioni iniziali, non, cioè tutto viene vanificato. Per esempio, noi abbiamo optato per delle finestre operabili. Operabili significano che tu le puoi aprire. Ci sono quelle fisse, ovviamente, che sono le finestre quadro, l'abbiamo chiamate, no? Che i bambini ci si siedono e guardano fuori la natura, specialmente per le materne. Però, diciamo, la ventilazione che non sia centralizzata, meccanizzata solamente, ma perché appunto è previsto che si apre, c'è il vento, si faccia entrare questa corrente, insomma questa interazione con l'esterno. Ora, se l'insegnante non sa come gestire questa cosa, sto parlando di una cosa semplicissima come aprire una finestra e pensa che l'entrata di una corrente improvvisa possa essere pericolosa. E chiaramente no, invece noi sappiamo che se il venticello fresco che può entrare di tanto in tanto ha una forza rigenerativa a livello non solo fisico ma anche mentale, e quindi la paura della corrente d'aria è una cosa che magari uno deve incominciare a combattere. So di essere abbastanza esagerata adesso, però non so se mi segui su quello che sto dicendo. No, certamente, è chiaro. Cioè, c'è bisogno che, è quello che dicevo, c'è bisogno che quella Così comunità, come anche aprire la nell'ottica finestra per della. cambiare aria, cioè tu puoi delegare questa cosa a un impianto centralizzato, meccanizzato, però questa consapevolezza di agire direttamente per cambiare l'aria nella stanza è una cosa che invece deve essere presa in considerazione, ecco. E non bisogna delegare tutto. Io proporrei anzi un ritorno delle cose un po' più manovali, insomma, perché ci fanno interagire con l'ambiente e ci Cioè, senza contare rendono più l'impatto ambientale naturali. del sistema di Certo. climatizzazione. No, Comunque certamente. poi appunto l'accesso fuori al giardino è una cosa consentita e di questo siamo molto contenti, è stato concepito in questo modo. Tutte le aule hanno una porta che va nel giardino, sia nel cortile che negli giardini che dicevo io prima, no? Che sono quelli che hanno un prato molto più rilassante. Ecco. E rientrano qua anche i principi della biofilia, no? Che la natura nei suoi modi, diversi modi di esprimersi ha diversi effetti sul nostro modo di essere. Quindi l'effetto calmante dei prati, però anche alberi, piante che ci mettono a contatto con il tempo, cioè ogni giorno noi sappiamo in che ora è, che stagione viviamo, perché vedranno la fioritura oppure gli alberi spogli e questo appiglio con l'esterno, con la natura è importante che appunto anche stando all'interno hanno questa consapevolezza del tempo, del Scusi, ti passare del interrompo tempo. perché abbiamo due commenti, uno dei quali è molto in linea con quello che stavi dicendo in questo momento. Uno è quello di Stefania Coti che diceva, sì, tant'è che si parla di pedagogia intergenerazionale, quando dicevamo questi spazi, credo che possa valere anche per lo spazio esterno, possono essere spazi di
diciamo, di fruizione comune di tutta quella comunità, che non vuol dire soltanto la comunità scolastica, che già diciamo andrebbe considerata una comunità, ma tutta la comunità che vive che insiste in quel territorio, per cui per esempio parlavamo degli anziani e dei bambini insieme, ma a me viene in mente, diciamo, l'apertura dei genitori a quella e tutto il mondo degli adulti che ci sta in quella comunità. E poi c'è un altro commento di Alessandra Di Pilla, la quale dice: l'ideale sarebbe che tutte le scuole avessero uno spazio esterno, soprattutto nella scuola dell'infanzia. Fare attività all'esterno consente ai bambini di sentirsi più liberi, aumentando in loro la motivazione al fare. Quello che ti dicevo degli spazi ad apprendere, l'insegnante che pensa che i bambini non debbano sporcarsi, penso si commenti da sola. E vabbè, insomma, insomma, può capitare. No, assolutamente, il rapporto con la natura infanzia è una storia incredibile, diciamo, che non si debbano sporcare, perché proprio, cioè, sporcandosi che crescono. Quindi, infatti, diciamo... Vabbè, se vogliamo, io sono abbastanza avanti con gli anni e guai se ci togliamo le scarpe, insomma, si stava sempre tutti composti e guai se ci si sporcava. E un po' di tempo è passato e forse dobbiamo ancora fare piccoli passi in avanti, però dai, siamo sulla strada giusta. Forse dovranno passare altri 5 anni, ecco, per convincere anche le insegnanti più ostinate. Comunque, importantissima il contatto con la natura. Vabbè, se andiamo nel campo del design biofilico, c'è tutto un mondo, e lo sforzo della neuroarchitettura è anche è molto in sintonia con i principi del design biofilico, che adesso non vi starò a dire tutti i vari principi, però è quello di ricreare delle situazioni che sono quelle dell'ambiente della natura. E quindi diciamo che ci sono dei sostenitori che è importante far entrare la natura nello spazio costruito, anche se è fatto a diversi gradi, cioè si attraverso forme organiche, cioè si parla di surrogati, ovviamente. Se tu metti un giardino in casa, delle piante, non è lo stesso che andare fuori e toccare un albero, però purché venga fatto è sempre meglio di nulla, insomma. Ci sono vari gradi in cui si possa realizzare questo rapporto con la natura, però non è solamente il verde, è anche la presenza dell'acqua, di fontane, di colorazioni che ricordano, di decorazioni che ricordano la natura, insomma, con forme un po' più organiche. Se pensiamo a Wright con la casa nella cascata, lui ce l'ha già detto tanti tanti decenni fa, insomma. Poi ovviamente si è interrotto tutto nella produzione seriale dei pezzi dell'edilizia, però voglio dire, un'attenzione sul dettaglio è auspicabile, ecco. Sì. Entriamo? Entriamo in aula? Entriamo in aula? In che senso? Che c'ho la foto dell'aula da far vedere. Ah sì, certo, entriamo in aula, in una delle aule. Entriamo in aula, materna in verde. In un'aula delle materne? Io non sì. Vedo quello che vedete voi. No, è interessante dire. Nessuno delle vede, materne... Adesso faccio vedere. Sì, la vedo dietro nelle nostre immagini io, quindi se, ok, benissimo. Lo vedo anche loro, e perciò, perché altrimenti li portavo sempre in giardino, quindi... È vero, sempre in giardino. No, le aule della materna, come dicevo, sono state quelle più divertenti, dentro tra virgolette, perché avremmo fatto volentieri tutte le aule con forme libere, però ovviamente questo comporta... implica certe problematiche, però ci siamo sbizzarriti con le materne, che non hanno più le 4 pareti ma ne hanno 5, perché si è pensato appunto che 5 pareti anziché 4 fanno esplodere tutto il mondo di immaginazione, di appunto esplorazione. Anzitutto si presta a una... è come se dilatasse lo spazio. Poi per i bambini che sono piccolini di dimensioni,
crea quel senso di meraviglia e di dilata lo spazio ancora di più. E la cosa interessante è l'angolo del pensiero, l'abbiamo chiamato insomma nel nascondino, cioè ogni aula materna ha un corner creato con delle pareti basse, dove ci può rifugiare il bambino che ha quei tantrum, come si dice in inglese, no? Il momento del capriccio, allora ha bisogno di starsene da solo, insomma, rispettare le diverse personalità e i diversi momenti, e il bambino tutti ne hanno bisogno, il bambino ancora di più, e abbiamo creato questi corner a loro misura, e, dove finalmente lui si può sentire, insomma, coccolato nei momenti difficili. La cosa divertente è che abbiamo creato delle fessure in questi screen, in questi diciamo separazioni, perché così il bambino che sta da solo può guardare quello che succede nell'aula con una fessura, ma non può essere visto. Sono piccoli accorgimenti che creano proprio quel senso di comfort, no? L'ideale Questa cosa. sarebbe farlo, capito? Quindi creare queste situazioni che risolvono. Questo è uno degli esempi, penso, più carini per spiegare come lo spazio possa aiutare a superare anche delle emozioni e dei momenti difficili. Sai cosa mi viene in mente quando, insomma, nel guardare questo spazio, che alcuni bambini, per molte motivazioni diverse, tipicamente quelli che a cui vengono diagnosticate problematiche, insomma, situazioni di autismo, hanno bisogno di spazi ordinati e possono durare durante una parte della giornata separati. E quindi, diciamo, essere in classe, ma essere un po' da parte, sapendo che tutti gli altri sono di là, però per esempio i rumori non arrivano un po' attutiti, per esempio, diciamo, il carico sensoriale è più limitato e potrebbe essere molto funzionale. Magari, insomma, è una soluzione che può essere interessante anche per altri ordini di scuola, sai, questa cosa Sì, della separazione. infatti, Poi immagino che l'aula sia ovviamente abbastanza grande. sono problemi anche questi che devono essere, anche per i bambini più grandi esiste questa necessità, no? Di imparare in modo diverso, di avere degli spazi, dei momenti trattati in modo diverso. Abbiamo creato quello che abbiamo creato con il corner nella stanza materna, l'abbiamo cercato di creare con delle dilatazioni dei corridoi. Pare che l'ASL abbia tenuto da ridire, non entro nel merito perché non so bene quello che è successo, non lo possono dire le progettiste che mi hanno informato l'altro giorno, che hanno trovato da ridire, però speriamo che possiamo risolvere raggirare questo ostacolo, e appunto si prevedono questi angoli. Con scrivanie, con librerie, proprio per risolvere questi momenti di criticità, no? Di problemi, questi momenti problematici dove il bambino può stare da solo oppure con l'aiuto di un insegnante di sostegno e allontanarsi dall'aula senza sentirsi, insomma, menomato, perché c'è un ambiente che è lì per lui, non è che è in castigo. Quindi, capito, viverlo alla scuola con questa molteplice con offerta e soluzioni, insomma, per i vari momenti, per affrontare diversamente i momenti didattici. E l'abbiamo fatto pensando al concetto di multiple intelligence. Tu nominavi un altro filone di pensiero, però penso che sia abbastanza simile, no? L'altro Sì, giorno quando quando ne abbiamo parlavo al parlato. telefono, ti dicevo che un ambito, fra l'altro, co contiguo, almeno nel nome, almeno nella filosofia di fondo, fra le scienze, le tue, insomma, e la didattica, è quello della didattica fondata sull'Universal Design for Learning, che mi spiegano. Cioè, l'idea è questa: così come se nel momento in cui tu costruisci un edificio, invece di costruirlo in modo da produrre, per esempio, barriere architettoniche e doverlo aggiustare facendo la rampa, e lo progetti in modo tale che un piano non parte dal terzo gradino, ma parte dal piano terra, e quindi non si
introducono difficoltà nell'accesso, per esempio, evidentemente quella difficoltà di accesso è la difficoltà della persona che vive una condizione di disabilità, ma anche la difficoltà della persona più, della situazione anziana, della persona che per mille motivi ha difficoltà a muoversi. Quindi diciamo se tu puoi progettare gli spazi in modo tale che siano funzionali a tutti, e quindi per esempio la mamma col passeggino riesce ad entrare più facilmente se non ci sono i gradini piuttosto che se ci sono. Allo stesso modo nell'Universal Design for Learning si progetta l'attività didattica, fra l'altro è una prospettiva molto molto fondata sul piano neuronale, credo che sia una delle pochissime prospettive diciamo, neurologicamente fondate con Universal Design for Learning. Ti mette in condizione di dire ok, ragioniamo su quali sono le diversità dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzini che io ho in classe, e che queste diversità provo a prevedirle nel momento in cui progetto l'attività didattica, e quindi progetto per tutti. Progetto per quelli che hanno un apprendimento piuttosto basato sul codice divisivo, piuttosto che sul codice... Ci sono ragazzi che apprendono muovendosi, ragazzi che apprendono con la musica, perché ci sono anche varie diverse intelligenze che prima non si conoscevano, per cui chissà quanti geni sono stati incompresi nel passato. Solo i più fortunati hanno potuto esprimersi, perché magari di intelligenza veniva considerato, no, la capacità mnemonica, tutte queste cose. Invece ci sono tante potenzialità che si sa venire, possono essere espresse in vario modo. E l'intelligenza naturale è un'altra intelligenza che viene molto presa in considerazione, cioè quella di capire, di contatto con la natura, saperla interpretare. E quindi chi ce l'ha in modo innato deve coltivarla, eccetera. E ci possono essere benefici anche a livello, diciamo, di ambiente di lavoro, stranamente, cioè quelli che vengono considerati autistici o continuano a essere integrati nel mondo del lavoro, non è che vengono messi da parte, perché si è scoperto che hanno delle capacità incredibili nel risolvere problemi, nel problem solving, oppure essere creativi. Insomma, ognuno c'ha un tesoro dentro, e quindi a maggior ragione la scuola deve portarli a galla queste cose. E questo però, perché possa essere applicato, ha bisogno di spazi che consentono una funzione multipla. Certo, innanzitutto non lo deve far sentire un frustrato. La comunicazione dei tavoli, per esempio, adesso che progettate, non so, adesso che passerete agli arredi, per esempio, questo è un tema interessante, no? Moltiplicare i tavoli, gli spazi di la tipologia dei tavoli, i tipoli. Ogni seduta stabilisce un rapporto, il modo in cui ti siedi stabilisce come ti rapporti all'altra persona, e se lo fai a due, se lo fai a tre. Già diciamo il Bini Desk, no? Quello a mezzaluna è stato creato, ma ci sono voluti anni e anni per arrivare a queste conclusioni. Noi speriamo adesso con questo approccio di andare avanti e molto più velocemente. Insomma, c'è tanto tanto ancora da sperimentare, da applicare, e quindi la scuola, in realtà con il concorso di due o tre anni fa della Buona Scuola si era capito che ci doveva essere anche questo tipo di approccio. Non si sa che fine hanno fatto. La progettazione degli edifici, dici? Sì, delle 150 scuole in Italia. E era del 2016-17. E c'era nel GIF, proprio questa di dare attenzione a questi aspetti, diciamo, pedagogici, didattici. E io fui molto contenta, perché ho detto, sembra proprio che vogliano la partecipazione delle neuroscienze e dell'architettura. E alla fine non ho partecipato, però ho saputo di alcune persone che hanno lo stesso mio interesse e lavorano nello stesso campo, che hanno anche realizzato, hanno consegnato i progetti, però fino adesso non mi sembra che nessuna scuola sia stata realizzata. Speriamo. Sì. Però c'erano tanti commenti. Qualche commento. Stefania Coti, che ci sta seguendo, tra l'altro Stefania è vicepresidente nazionale della
della principale associazione di pedagogisti ed educatori, la PEI, ci scrive: immagino che molti insegnanti riportino le richieste delle famiglie riguardo alla necessità di non farsi di non farli sporcare. È chiaro, questo è un tema rilevante. Non, e la pressione delle famiglie sugli insegnanti. Quindi, La stessa insomma, mi pressione che stiamo spiega avendo così. per diciamo, lo smart studying, no? Che adesso cerchiamo di recuperarli, ci sono molti che sono contrari, perché non devono stare davanti allo screen. Vabbè, su questo poi c'è tutto un altro discorso, però. Intanto non abbiamo molte alternative. Occorre però investire per i risvolti pedagogici, ci dice di Stefania della progettazione. Amalia Boncristiano della Proietto ci scrive, argomento molto interessante, ti ringraziamo Amalia. Stefano Montanaro dice: spazio funzionale anche nelle situazioni di gestione di comportamenti problema per diagnosi di autismo. E quello che osservavo anch'io, diciamo, c'è un bisogno di pensare spazi scolastici in maniera inclusiva. Ecco, e questo è un rispetto ai bisogni dei ragazzi con disabilità è particolarmente rilevante. E questo, insomma, va pensato, Vabbè, insomma, in diciamo, qualche chissà, modo. ci sono, nello spettro dell'autismo troviamo appunto questa diversità nel modo di percepire il rapporto, no? Con l'altro bambino, e quindi la risoluzione è dare soluzioni spaziali diversificate, molteplici, per dare opportunità a tutti, insomma. Poi c'è anche la funzione, diciamo, pedagogica, nel senso che tu con un edificio puoi indirizzare le persone a fare determinate cose, e quello è un altro aspetto ancora, no? Come si parla adesso tanto di nudges, cioè di questo sussurrare le cose senza portare in prima, diciamo, in faccia, ma di assecondarti e di invogliarti a prendere, ad avere dei comportamenti anziché altri. Anche su questo c'è molto, e la neuroarchitettura può fare molto, ma si entra poi nel merito appunto del dettaglio, anche se per grandi linee si fa già, come l'esempio dell'atrio, no? Che Quello che ci mi dà veniva in mente, tanti questo lo dicevo messaggi. anche, e forse questo te lo dicevo anche al telefono, era che c'è un bisogno che potrebbe essere la pannellistica, non lo so come, ma di fare in modo che delle soluzioni di progetto che voi avete immaginato che siano funzionali, da un lato le capiscano, e qui rientro appunto al commento della collega Coti di prima, e diciamo, le considerino utili, e l'altro, diciamo, ne siano consapevoli, in modo tale che poi le possano utilizzare, perché magari quella consapevolezza, magari, che ne so, il pannello in cui si racconta quello che abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto, se Assolutamente. possibile, avrebbe una sua utilità. Ancora un altro Pannelli che commento. possono essere lunghi, ma anche frasi dipinte sui Per muri esempio. sono molto molto efficaci. Magari queste frasi e non la segnaletica, no? Voglio dire, con tutte le cose, le indicazioni, la segnaletica per dire di qua si va. Ecco, per questo ci siamo anche sforzati di creare una pianta, una percorrenza altamente intellegibile. Cioè, praticamente quando entri subito capisci la planimetria dell'edificio e ti senti padrone, ti senti che ne fai parte. E quindi senza appunto questa presenza di corridoi interminabili, sono cose che è proprio alienanti, che magari c'è bisogno di scrivere come si va in quel determinato posto. Certo, qui eravamo agevolati perché la scuola era piccola, era un solo piano, però invece delegare le scritte, la segnaletica, più per dei messaggi, insomma, pedagogici, per tutti, anche per gli insegnanti, non solo per i ragazzi, perché anche loro avevano bisogno, appunto, per problema che mettevi tu prima in evidenza, che facciamo tante belle cose e poi magari non le sanno sfruttare, non le sanno utilizzare, e anzi mortificano certe soluzioni Eh adottate. sì, certo. No, ma d'altro canto c'è un aspetto di condivisione del processo, cioè dei fruitori nel processo, che è essenziale perché poi possa funzionare, non soltanto perché venga fuori qualcosa di utile, ma che poi quella cosa sia utile poi nella realtà vera delle persone Lì c'è e bisogno anche degli di un'operazione operatori.
informazione, di educazione, non lo so, penso pure al momento dell'inaugurazione della scuola, creare degli eventi che sottolineano certi aspetti, e approfittare dei fari puntati per sottolineare ed evidenziare quello che è appunto le intenzioni che ci sono dietro questa costruzione, questa soluzione. Sì, Amalia Boncristiano dice: occorre considerare i colori tipo delle pareti e attrezzature, sono sicuramente importanti. Forse sui colori hai qualcosa da dirci. Sui colori ho da dire che abbiamo solo cercato di variegare le aule per caratterizzare ogni aula e segnare la memoria storica dei bambini, cioè quando cresceranno ogni aula, passeranno ogni aula è dedicata a una classe, quindi loro avranno fortemente impresso l'esperienza della prima, seconda, terza, quarta e quinta, perché abbiamo creato delle esperienze, dei ricordi spaziali molto differenti. Sicuramente abbiamo al di là del dire il blu e il rosso, l'ho già detto all'inizio di questo collegamento, è più sull'usare colori tenui, sicuramente certe tonalità hanno dei messaggi diversi rispetto ad altri, certamente non usiamo il verde marcio che per quanto può essere rilassante, però è associato a vomito, eccetera. Però non è che ci sia grande scienza sulla differenziazione dei colori. C'è una differenza sulla saturazione, cioè di come un colore può essere più tranquillizzante rispetto insieme a tutte le rifiniture, possa creare un ambiente più stimolante o meno stimolante, o possa aiutare a creare aperture e dilatare gli spazi. Però e ovviamente abbiamo cercato di creare delle colorazioni più sature nella zona della materna, perché i bambini sviluppano la percezione dei colori proprio nelle primi anni d'età. A 8 anni già sono in grado di percepire, di distinguere tutti i colori, quindi poco si può fare, però dobbiamo lavorare molto nella fase iniziale. Però l'ambiente molto, diciamo, carico di colore potrebbe portare a stanchezza, quindi abbiamo un po' delegato la vivacità all'arredo, ai giocattoli che si possono cambiare, perché andando troppo sui colori saturi crea stanchezza e quindi abbiamo teso sempre ad usare colori più o meno tenui, però differenziando. Cioè, abbiamo l'aula della, non abbiamo proprio parlato dell'aula della nanna, insomma, nella zona materna. È chiaro che lì abbiamo prediletto queste tinte più organiche, l'arancione e il marrone, un po' per questa così, ricordo agli elementi naturali, ma sappiamo, lì andiamo un po' per così correnti, che l'arancione è molto è collegato al momento, sai, meditativo, rilassante, e ci auspichiamo che anche le sedute meditative abbiano luogo in questa scuola, perché almeno questo si sta diffondendo, di introdurre la meditazione, la mindfulness anche tra i bambini piccoli, che aiuta molto anche, diciamo, i cosiddetti terapeuti. Scusate un attimo, nel frattempo che tu parli mi arriva un tè e quindi diciamo, vai, dammi il tè. Sì, vabbè, tanto siamo tutti Non comparivo, non smart comparivo. working e queste cose ci stiamo abituando. Io bevo il tè, ecco qua. Allora, c'è un commento di Stefania che diceva una cosa interessante che credo che ti possa tornare utile, è che oggi noi parliamo di non neurodiversità, diciamo di differenze nell'apprendimento connessa agli stili cognitivi, cioè, abbiamo una certa consapevolezza, ma in realtà, per esempio, la pedagogia montessoriana, che ormai è data un secolo, siamo nel 2020, ormai ci siamo. Allora, la pedagogia montessoriana, per esempio, è una pedagogia fondata sull'idea del buffet, cioè sull'utilizzo libero di materiali sulla base di preferenze. Ok, allora quello che scrive Stefania è necessario, è importante tener conto dei bisogni educativi e progettare l'ambiente scolastico a misura di bambino, prevedendo ambienti e attività che i bambini possano scegliere liberamente anche nel contatto con la natura. Cioè, c'è un bisogno di pensare l'organizzazione scolastica e quindi anche gli spazi in funzione di questa libera fruizione. Questo, fra l'altro,
ritorna alla faccenda degli insegnanti, cioè degli insegnanti, ma proprio del consenso rispetto al come vogliamo essere scuola rispetto a quella ad una determinata comunità. Poi c'è un commento di Massimo Verde che dice: in un'esperienza di lavoro in Spagna conobbi una docente di scuola media che faceva lezione in circolo, ne rimasi colpito. I ragazzi restavano attenti ed erano preposti ad una partecipazione attiva delle lezioni, mi raccontava la docente. Faccio queste lezioni in questo modo per facilitare l'inclusione e la partecipazione. Circa l'autismo, credo che manchino i dovuti accorgimenti per insegnanti di sostegno. Questi bambini o ragazzi cambiano al cambiare della società. Non si riesce a vedere. Ok, dalla piattaforma dove io leggo da cui leggo i commenti, ad un certo punto si interrompe, però recupero un attimo e sono la questione della circolarità, dell'utilizzo degli spazi circolari anche nella secondaria, insomma, e dall'altro il bisogno di formazione per gli insegnanti incaricati sul sostegno, già il fatto che siano ripartite le scuole di specializzazione e rispondo ad un bisogno cosmico, perché credo che quasi la metà, ormai insomma il 30-40% degli insegnanti di sostegno che operano non sono specializzati, perché non ce ne sono, perché quelli specializzati materialmente non sono disponibili. Elena Falco, però faccio raccolgo anche quest'altro commento, dice: la modifica dell'ambiente di apprendimento e la flessibilità dello spazio sono fondamenti pedagogici importanti. Anche qui, modificare l'ambiente e la flessibilità, torna il tema che c'era nel commento di prima. Gli spazi didattici devono essere pensati e progettati per favorire la condivisione e la riflessione e la collaborazione, ci dice Elena. Amalia, ti ringrazia, e questi, diciamo, io mi associo. E forse vuoi dire qualche altra cosa? Abbiamo anche la piantina, se ti può essere utile. Oddio, tu ce l'hai? Avevo passato delle immagini? Sì, ce l'ho. Mettiamola, sì, sì. Così non so se c'è altro da dire. Non so se il tempo è finito, perché avevamo detto mezz'ora, un'ora. Sì, no, io la piantina ce l'ho. No, volevo sottolineare l'aspetto del giardino, no, del cortile, dove io non so se ci riusciamo a realizzarlo, però c'era la volontà di creare delle gallerie, dei cunicoli, cioè tutto per una stimolazione all'esplorazione, alla scoperta, tante cose meravigliose che se venissero negate sarebbe proprio assurdo. E certo, il rapporto con la natura è fondamentale perché appunto facilita anche il rapporto sociale, no? La collaborazione e queste cose fondamentali. Abbiamo parlato solo dei problemi dello spettro autistico, però c'è sta questa intenzione di spronare anche a cercare di creare dei buoni cittadini del futuro, quindi cercare di creare un buono spirito di collaborazione fondamentale. Ah, ecco, questa è la pianta, come vedete, è una posizione privilegiata perché la parte urbanizzata è più nella zona a sud, nella striscia più stretta a nord, ci sono campi immensi. Noi pedagogisti non lo sappiamo dov'è il nord, cioè il nord è sopra, È cioè qui sempre c'è una. sopra, quando non è Ok, indicato è sopra. benissimo, grazie. Quindi, comunque, lì nella zona non si vede perché questo è il lotto solo della proprietà della scuola. Ci sono distese di campi coltivati, quindi c'è la possibilità di guardare anche Una alberi da figata. frutto. Ah, poi l'intelligenza, a proposito delle varie intelligenze, c'è anche un orticello che i ragazzi saranno invitati a coltivare e a Ah, curare. Questo è anche un quello. aspetto molto importante e sta nella zona a, Dove sta? Dove sta? diciamo, nord-est, ecco, a sinistra. Questo è Sì, l'orto. siamo nella zona di ingresso, sì. Ma perché non si riesce a fare un orto davanti alle scuole, alle classi qua? Può essere, però mi pare che il confine, perché è una zona di passaggio, quindi si va oltre la proprietà.
E, sì, il concetto di orticello è importantissimo ed è stato così sviluppato solo nella parte della zona d'ingresso. E niente, che poi è pure vicino alla mensa, la mensa vetrata che può guardare dal produttore al consumatore. E, sì, ci sono tante altre intenzioni, adesso mi sfuggono, però ovviamente c'è molta cura del controllo dell'acustica, ma questa è una cosa già sodata, non c'è bisogno del neuroarchitetto perché da anni che si dà una forte attenzione al controllo del suono e della buona acustica delle aule, perché si è scoperto che se non viene curato questo aspetto, diciamo, è facile, il ragazzo si distragga quando non percepisce bene le voci oppure venga stonato da questo giochi di riflesso, di rimbombo, eccetera. Quindi l'acustica è alla base. Ma i vari ingegneri hanno pensato, noi abbiamo anche usato dei pannelli fonoassorbenti in aggiunta, soprattutto nelle zone materne, che creano anche quegli indizi di profondità ecco, allora, le lomentari si trovano in questa parte centrale. Diciamo due guardano a nord e le tre spalzate che guardano il cortile. Ovviamente quelle del cortile, noi preoccupati che appunto la vista del cortile potesse creare troppo come dire, interferenza alle lezioni, abbiamo indicato che la disposizione dei banchi nel momento della seduta frontale sia che pongano le spalle. Ovviamente sono i banchetti si possono muovere e in altri momenti si possono, non siamo ancora nella fase dell'arredo, però si prevede nelle linee guida dell'appalto di creare questo arredo molto flessibile che si presti alla lezione frontale e poi possa prevedere altre disposizioni più libere Sai, che la cosa sappiamo che mi viene in essere. mente è che se la luce ti arriva da dietro, la luce naturale, e insomma, sarebbe opportuno invece, non so, così, a occhio, insomma, di che io mi immaginerei la cattedra qui, ma insomma, così, adesso No, il problema delle spalle esagerando, l'abbiamo perché capito, così però hai la luce da sinistra. sì, certo, adesso comunque nelle parti frontali spesso si usa la LIM che è illuminata e allora a volte puoi anche scurire l'aula, capito? Si parla Certo. del momento, Sì. diciamo, didattico che richiede attenzione e concentrazione e si speri non duri più di tot. Cioè, ovviamente sarà intervallato, però una lezione frontale, un momento importante di concentrazione dovrebbe durare non più di mezz'ora, e poi dopo poi rientriamo nel modo in cui dovrebbe essere organizzata la giornata scolastica. Il range di attenzione nelle persone tutte, non solo nei bambini, può raggiungere livelli alti per un massimo 20 minuti, dopo l'attenzione cala, è fisiologico. Ecco, in questo ci viene incontro le scienze cognitive, la neurofisiologia, e noi dovremmo tenere conto anche di questo. Allora, nell'ottica di una lezione molto più dinamica, noi abbiamo messo la cattedra, diciamo, sulla parete che guarda il corridoio. Sì, Poi i sì. Certo. momenti cattedratici dovrebbero essere ridotti all'osso, ecco, poi con varie. Esatto. E poi la prima e la seconda prevista nella zona nord che guarda, anche perché il trapasso dalle materne alle elementari è un trapasso importante e quindi lo facciamo dolcemente, calma. La cosa più importante è che dobbiamo domarli, questi bambini non riescono in prima e in seconda a stare fermi, no? E hanno ragione. E allora aiutarci con queste Non devono vedute sul stare fermi. prato. Eh? Non devono stare fermi. Non devono stare fermi, però ho capito una pacatezza di quello che vedono li può aiutare, Sì, cioè almeno certo, calmarli. assolutamente Quindi il sì. prato della zona nord abbiamo pensato potesse aiutare. E invece sulla destra vedete le aule delle materne con questi angoli, queste Ah, sfaccettature eccoli, sì. che Quelli sono gli angoli che dicevi praticamente prima. quello che dicevo prima. E ovviamente c'è anche un gioco di soffitti, soprattutto intorno alla finestra, si è fatto in modo che intorno alla finestra si creasse una sorta di
di geometria che raccogliesse nei momenti dello storytelling, no? Che la finestra diventa una televisione, si guarda fuori e si racconta. E quindi ci sono delle immagini dell'aula verde, si vede la strombatura del soffitto che speriamo si possa realizzare e non boccino pure quello. Volevamo creare molti più giochi di altezze. Andando pure al di sotto dei 2,70 m, ma la normativa non lo prevede, quindi niente, anche se sono bambini piccoli, non penso che i 2,60 m legati a piccoli spazi potrebbe fare tanto male, però ci è stato negato, quindi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Certo. Allora, in chiusura leggiamo gli ultimi commenti. Allora, intanto avevo già proiettato questo commento di questa Sì, collega. orto sinergico, magari sì. Poi questo sta alla gestione della scuola, della Certo. dirigente, ma tutto è possibile, Esatto. ovviamente. Sì. Magari. Ancora. Sempre sull'orto, la stessa collega che dice la coltivazione è pedagogicamente molto importante per l'apprendimento anche trasversale, in chiave trasversale. Poi allora, mi sto perdendo. Vabbè, amen. Ok, poi c'era Amalia Moncristiano che dice: il verde del prato aiuta sicuramente la calma e la concentrazione, è molto bello. Ci sono diversi messaggi di commenti, sono arrivati boh, una ventina di messaggi almeno. Portarli fuori con la pioggia e spedire il prato bagnato, questa è Magari, magari. Esattamente, questa è una bella idea che diciamo ti consegniamo Beh, io da qui posso portare restituire. una testimonianza diretta di persona italiana con una cultura diversa rispetto a quella nord-europea. Appunto, d'inverno pioveva e mio figlio chiedevo, vabbè, oggi non uscite in giardino, era in lingua, e dice... No, no, usciamo, ma noi quando escono e piove gli mettiamo il cappotto. Era inverno e quindi mi hanno assicurato che gli avrebbero messo il cappotto. Comunque è cresciuto abbastanza in salute. Dove sei stato? In Gran Bretagna, vero? Dove sei Ah sì, stato? Amerigo era piccolo quando era Edimburgo. Ah, Edimburgo. Edimburgo. Sì. Beh, lì c'è una scuola ben precisa proprio pure sulla sanità, voglio dire. Lì ho imparato che non si dovevano prendere gli antibiotici. Poi dopo 10 anni è arrivato anche qua, però Visto anche qui. è arrivato anche Bene, qui. Va bene. Allora, e poi bene. c'è il Massimo Verde, e poi con questo ci salutiamo, che ci dice: ahimè, ci sono scuole che si sviluppano in appartamenti, e questo Vabbè, sì. Ci siamo è formati vero. noi in queste scuole con appartamenti, E sono le appunto. scuole nostre, esattamente. Sì. Ok, dai, allora, innanzitutto ti ringrazio, sono veramente molto contento di Grazie questa a te, è della stato diretta di bello. oggi. E lasciami salutare tutti, ricordando che noi stasera alle 6 abbiamo una figata perché c'è un presidente dell'associazione Sordi Campani che ha posto un problema ed è: guardate che le mascherine diventano una barriera alla comunicazione insostenibile per chi legge col labiale e non tutti i sordi utilizzano la lingua dei segni. Quindi ne ragioniamo con questo amico e niente, insomma, qui chi vuole alle 6 siamo di nuovo qui. E grazie a Giusy Ascione per insomma, questa bella chiacchierata insieme e un saluto a tutti quanti voi. Ciao. Buon pranzo, ciao! Buon appetito.